ne pensa degli extraterrestri? Che allora, è un tema. Se per extraterrestre noi intendiamo un signore quel giapponese che pensa e che si muove, un signore. Allora, tenuto conto che nell'universo ci sono miliardi e miliardi di corpi celesti, io mi sento di dire che è molto più probabile che ci siano moltissimi pianeti abitati che invece non ci siano. Però sono altrettanto sicuro che questi extraterrestri qui non sono mai arrivati. Perché? Perché io penso che questo signore, dopo aver fatto un viaggio di anni, se non di milioni di anni, una volta arrivato qui, non è che si fa vedere da un contadinello e poi sparisce. Se questo signore arriva, allora noi lo vediamo esattamente alle ore 20 al telegiornale. Si vede. È come se Cristoforo Colombo, arrivato con le caravelle in America, sceso a terra, avesse detto: ragazzi, ecco, questa è l'India, possiamo andare. E si è rimesso una volta sulle caravelle e se ne è andato. Poi c'è il Pellirossa che va dal suo capo e dice: grande capo, io avere visto 3 caravelle. Questo secondo me non può essere. Ora, per capire questa cosa, per farlo capire pure agli spettatori, bisogna un attimo capire quali sono le distanze che ci separano dagli altri pianeti abitabili. Ecco, allora, le distanze, signori miei, nel cielo si misurano in anni luce, che vuol dire, tenuto conto che la luce cammina alla velocità di 300.000 km al secondo, noi sappiamo che per esempio la Luna dista un secondo, perché? Perché sta proprio a 300.000 km di distanza, che il Sole, per la luce del Sole per arrivare sulla Terra ci mette 8 minuti. Domanda, un possibile altro pianeta abitato sempre dai signori, siccome non c'è nel sistema solare, il più vicino potrebbe essere Alfa Centauro, cioè un pianeta ipotetico che girasse intorno alla stella Alfa Centauro, che credo che, se non sbaglio, poi mi metto paura perché stanno gli astronomi, dovrebbe stare a 5 anni di luce da noi. Recentemente io ho letto che abbiamo intuito, più che dire scoperto, la presenza di un pianeta, il 75 Pegasus, mi sembra che si chiami, che sta a 50... La professoressa corregge. Vabbè, poi mi correggerà, che sta a 50 anni di luce da noi. Che vuol dire 50 anni di luce? Allora, siccome io penso che il primo contatto che noi avremo con delle civiltà extraterrestri sarà più facilmente un contatto radio che non un contatto fisico del tipo piacere, molto lieto. No, sarà una cosa così, un contatto per onde che arrivano. Certo. Ecco, vogliamo vedere com'è una conversazione tra me e un extraterrestre che sta nel 75 Pegasus? Allora, io da qua dico pronto, poi devo aspettare 100 anni, 50 andare e 50 a tornare, e c'è uno che dice: chi è? Allora io dico: c'è Pasquale, poi altri 100 anni, e quello dice: no, ha sbagliato numero. Ecco, questa è una conversazione con un extraterrestre. La ringrazio, perché questo spesso c'è la...